Entrando nel suo studio si ha l'impressione di entrare in un universo artistico completo. Grandi tele ad olio, sculture, bozzetti e acqueforti, modellini in scala di maestosi carri di carnevale e poi statue che sembrano di bronzo ma che in realtà sono fatte di cartapesta. Siamo rapiti ed incantati, pennelli e colori ovunque, acquerelli dalle velate trasparenze tolgono il fiato agli amanti dell'arte. Ovunque volgiamo lo sguardo, la creatività e l'estro del maestro ci riempiono gli occhi. Siamo quasi frastornati da tanta bellezza. Abbiamo deciso questa mattina di far visita al maestro della gomma piuma per conoscere, dal suo ideatore, l'essenza di quello che sembra destinato ad essere un carro di carnevale che lascerà il segno. Il professor Pierluigi Piccinetti ci accoglie sulla soglia del suo studio con un sorriso rassicurante sotto i suoi bianchi baffi che ci mettono subito a nostro agio e le domande per il carro su Rossini arrivano veloci. È un progetto che io ho fatto la prima volta nel 2000, quindi per il Carnevale 2001. Non è andato in porto, è un lavoro abbastanza complesso, quindi ecco, io non riesco personalmente a farlo e quindi ho chiesto all'associazione Carristi per realizzare questa cosa. Poi c'è anche un bel lavoro, per esempio, oltre che la modellazione eccetera, c'è anche un bel lavoro di meccanica e sono delle cose abbastanza, forse qualcuna anche nuova per Fano. Quindi vedremo delle novità, senza svelare troppo però del carro, perché la sorpresa è importante. Rappresenta un po' un'allegoria di tutto l'universo rossiniano. Sì, il titolo è La calunnia un venticello, quindi ripresa dal barbiere, ricorda la venuta di Rossini quando aveva 8 anni al Teatro della Fortuna, che ha suonato la viola. Poi ho ripreso, per rappresentare Rossini, il discorso del cibo, per esempio. Alcuni personaggi che rappresentano le sue opere principali sono su dei piatti tenuti da mano dei camerieri come se fossero delle pietanze, diciamo così, e rappresentano dal barbiere, il Guglielmo Tell, non so, ecco, e altre cose. Rossini al centro, no? Molto grande, che suona non proprio un violino, un'altra cosa. Diciamo suona un violino, qualcosa. Suona qualcosa. Diciamo. Poi in alto c'è anche la pala di pomodoro, il cigno, la cattedrale di Reims, insomma ci sono un po' di cose.